Salve a tutti ragazzi, sono sempre io Menzo e benvenuti in questo nuovo video sul mio canale. Oggi siamo su FIFA Ultimate Team, ma è un video veramente, veramente molto particolare e speciale, perché oggi siamo in collaborazione, sono in collaborazione con Sick, un ragazzo che fa video su FIFA davvero ben fatti ragazzi. Vi consiglio assolutamente di passare dal suo canale, anzi vi obbligo a passare dal suo canale perché ne vale veramente la pena. Andate a iscrivervi al suo canale e ditegli che vi ho mandato io. Oggi il video è molto ma molto particolare perché andremo ad aprire tre pacchetti, signori, e il giocatore con overall più alto di questi tre pacchetti li inseriremo in una squadra e il resto dei giocatori li ibrideremo. E quindi sarà un video interessante, vi consiglio di andare sul suo canale anche perché troverete comunque l'apertura dei suoi pacchetti e comunque le reazioni alla partita che avverrà dopo. Io direi, signori, che si può cominciare, andiamo ad aprire i nostri tre pacchetti da 7500. Via con il primo pacchetto da 7500, il nostro caro Howard. Vediamo che ci fa trovare. Io salto così. Oddio, signori! Un informo così. No boa, non so chi cazzo sia. Antoine Griezmann, signore. Vediamo se anche lui ci porta fortuna. Io lo skipperei anche questo, dato che ci ha portato fortuna. Madonna, ragazzi, che schifo qui. De Michelis per forza. Terzo ed ultimo pacchetto per oggi, e poi si andrà ad ibridare la squadra. Cioè, Da Costa che è? Beh, signori, direi che non c'è andata per niente male. Questa è la formazione con cui andremo a giocare contro Sick. Allora, abbiamo i tre giocatori che abbiamo trovato, che sono due difensori centrali e un centrocampista difensivo. Quindi, purtroppo, ho il pacchetto difensivo lì in mezzo che non ha intesa praticamente. No boa, mi fa intesa con Valencia e quindi dopo posso fare Di Maria e tutto il resto della Barclays. Quindi siamo stati anche abbastanza fortunati, ma speriamo che il pacchetto difensivo lì davanti a Lloris tenga. Adesso aspettiamo Sick e poi si parte con il match. Ecco, signore, il nostro avversario Sick. La Peppa, che giocatore ha trovato lui? Ha trovato sicuramente quel cicci lì. Bella però. Mi piace molto come formazione. Dembélé, quello là. Giroud. La larga per Miralles. Subito pericolosissimo. Giroud! Palo! Subito palo per lui. Poi Da Costa. La mette fuori. Subito un rischio incredibile per noi. Ma si riparte. Si riparte con calma. Si riparte tranquilli. Diego Costa. Lancia Vargas, che è molto veloce. Il portiere esce. Attenzione! Un rimpallo! Poi Vermaelen la blocca, signori. Che partita, che match. È iniziato benissimo. Se ne va bene Dembélé. Ah, bel filtrante. C'è Griezmann. Il tiro di esterno. Poi Benzema in fuorigioco, signori. Che rischio. Che rischio, signori. Può andare Diego Costa. La mette in mezzo Dieghito. Poi c'è in mezzo Di Maria. Il portiere fa un miracolo incredibile. Che uscita di... non mi ricordo chi. Leno, se non sbaglio. Che uscita, signori. Ma che gran match. Che gran match. Poi Clichy. Fa partire Schürrle. Attenzione. Sono tutti dietro. Il tiro di Schürrle. Il palo. Non ci credo. Il palo di Schürrle, signori. Il palo di Schürrle. Ma che match è, che match è, ragazzi? Cross di Di Maria. Esce male il portier. La palla resta lì. Un colpo di testa di Valencia. E la palla va fuori, signori. La palla va fuori. Occasioni da una parte e dall'altra, ragazzi. Ma purtroppo non c'è la svolta di nessuno dei due. Poi Valencia. Si fa vedere Di Maria. Può andare Di Maria, che è velocissimo. Attenzione. Anche Di Maria. Il tiro. Ter Stegen. La parata di Ter Stegen, signori. Gran palla. Gran palla per Benzema. Ma Hugo Lloris fa ancora buona guardia. Purtroppo questi passaggi sono prevedibili, ma i difensori non ci arrivano perché sono dei scarpazzoni. Attenzione Giroud. Se ne va. Gran palla. Gran gol di Cross. Gran gol. Niente da dire, niente da fare purtroppo. Peccato, dai, ce la possiamo fare. Siamo alla fine del primo tempo praticamente. Vabbè, qua il pallone era centrale. Lloris si è praticamente spostato. Diego Costa. Che palla per Vargas. Attenzione, il tiro di Vargas. Edu Vargas. 1-1 al 45esimo. Grande Edu. Fortuna che l'ho messo perché lui è molto veloce. È molto veloce e riesce a sfruttare questi palloni. Bel pallino di Diego Costa. Un po' lungo secondo me. Poi Vargas lo fa passare da un buco incredibile. Il portiere qua male male per Stegen secondo me. Bruttissima uscita.
Uno pare il 45esimo. Può andare Daniel Sturridge in velocità. Daniel Sturridge davanti al portiere. Ter Stegen ha tirato centrale, cazzo. Ha tirato centrale. Ma porca puttana, ma come si fa? Ma io dico, uno come Sturridge. 2-1, cioè, Dio buono ragazzi, ve l'avevo detto. Purtroppo questo qui sarà il nostro tallone d'Achille. Al 60esimo, 2-1. Difensori imbarazzanti, cioè guardate da Costa. Difensori imbarazzanti. Bravo De Michelis, invece da Costa fa schifo. E invece da Costa fa cagare. Cioè da Costa fa veramente schifo. Il tiro della Costa, il tiro di uno di loro a gran parata di Lloris. Ma da Costa è veramente imbarazzante. Lloris, un'altra parata. Non uscivano, i difensori non uscivano. Sia Noboa che l'altro sono, che da Costa sono imbarazzanti. Però purtroppo mi sono capitati loro. Credo di essere stato fortunato in qualche modo, invece purtroppo no. Poi Sturridge per Di Maria, davanti a Ter Stegen. Non va, non va. Cioè io non posso crederci ragazzi. Io non posso crederci che Di Maria mi sbaglia dei gol così. Io veramente non posso crederci. No, guarda che... La chiude Giroud all'89esimo, la chiude Giroud. Con quei difensori ragazzi purtroppo non si può fare niente. De Michelis si è comportato anche troppo bene per quanto mi riguarda. Si è comportato anche troppo bene. Finisce qui signori, 3-1 per lui. Faccio i miei complimenti a Sik, che probabilmente ha meritato questa vittoria, anche se probabilmente avremmo meritato molto di più anche noi. Mi raccomando ragazzi, io vi ricordo di passare dal suo canale. Avete visto, è molto bravo a giocare, ma fa video veramente molto ben fatti. Quindi vi ricordo il suo canale in descrizione, passate da lui. Vedrete molto spesso video di questo genere sul mio canale, perché mi piace comunque fare questo genere di video, anche proprio guardando quei giocatori che si riescono a trovare dei pacchetti. Io vi ricordo, passate dal canale di Sik, lasciate un mi piace, un commento, un consiglio. Se non vi siete ancora iscritti, iscrivetevi. Noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao a tutti ragazzi.